Buon pomeriggio a tutti, 13.30 del 13 di luglio, di ritorno a Milano. Ieri, come forse ricordate, ho fatto la diretta direttamente dalla Camera dei Deputati. Eravamo nel pieno dei lavori parlamentari, quindi sono potuto rientrare a Milano soltanto questa mattina ed eccomi qui. Prima di entrare nel vivo, le solite cose iniziali, mi raccomando, condividete la diretta e condividete poi anche il video della diretta che resta sul sito ivanscalfarotto.it, su questa pagina Facebook e naturalmente su YouTube. Quindi se non riuscite a vedere la diretta va benissimo vederla più tardi. Per domani non ho ancora diciamo, la sicurezza matematica, ma diciamo, il tentativo è di vederci alle ore 17 come faccio normalmente. Di sabato e di domenica cerco di non aggravare, diciamo, i vostri pranzi con le famiglie, giustamente nel fine settimana, poi d'estate, e quindi andiamo a un orario pomeridiano che spero sia più comodo. Quindi, salvo sorprese di cui vi avviserò via Facebook, l'idea di essere in diretta alle ore 17 di sabato 14. Devo naturalmente qualche aggiornamento sui lavori parlamentari di ieri. Ci eravamo visti nel pomeriggio intorno alle 4, alle 13, alle 15:50 e quindi non c'era ancora stata la seduta pomeridiana. Ma per fare un breve riepilogo, ieri avevamo in aula il decreto legge fatto dal governo per sospendere i termini. Per quanto riguarda l'attività del Tribunale di Bari, sapete che il Tribunale di Bari era stato dichiarato inagibile, quindi si era cominciato a fare tutte le varie udienze sotto delle tensostrutture, sotto delle tende. E proprio mentre questo decreto legge arrivava in aula per la conversione alla Camera, Repubblica usciva con la notizia che il palazzo individuato dal ministro Bonafede, e che il ministro Bonafede aveva comunicato essere il palazzo scelto per il trasferimento del Tribunale di Bari, in realtà apparteneva a un imprenditore che l'aveva comprato soltanto pochi mesi prima, per circa 4 milioni di euro, e che questo palazzo sarebbe stato affittato a 1,2 milioni all'anno per 6 anni. Ma non era soltanto questo il problema, ovviamente un grande affare, questo imprenditore aveva chiaramente aveva avuto molto intuito, per così dire, ma il problema soprattutto è che, come risultava dall'articolo di Repubblica, questo imprenditore è un imprenditore che ha prestato molte centinaia di migliaia di euro a un signore che poi si è scoperto essere il cassiere della mafia barese. Quindi ovviamente l'aula si è molto agitata e ha chiesto che il ministro venisse in aula. Il ministro fino a ieri pomeriggio, appunto, in aula non era venuto, aveva anzi addirittura risposto via Facebook. Questa cosa molto curiosa, no? Come se la democrazia italiana si fo fosse uscita dal Parlamento, dove sono rappresentati tutti i parlamentari e quindi tutti i cittadini che votano a suffragio universale, che quindi Facebook viene prima del Parlamento. Questo è sempre il lavoro che la Casaleggio Associati sta facendo per diminuire il prestigio parlamentare e quindi spostare la sovranità popolare dal Parlamento, secondo me, in qualche altro posto, appunto nella sede della Casaleggio. E c'era stata questa gaffe enorme, tra l'altro, del sottosegretario Vittorio Ferraresi, che aveva minacciato i parlamentari di essere perseguiti penalmente per le opinioni espresse durante il dibattito. Addirittura il presidente della Camera ha dovuto rimbrottare Ferraresi, che peraltro fa l'avvocato di mestiere. Abbiamo assistito a una lezione di diritto costituzionale di Roberto Fico al suo compagno di partito. Gli ha dovuto leggere l'articolo 68 e ricordare che i parlamentari non possono essere perseguiti per i voti dati e per le espressioni. Per i voti dati e per le opinioni espresse durante il proprio mandato, naturalmente. La giornata è stata abbastanza. Finalmente il ministro in aula, ancora una volta si ribella. Insomma, il ministro è arrivato in aula, ha fatto una specie di comizio, ma non ci ha risposto poi sul merito delle questioni, cioè non ci ha risposto sul fatto se questo immobile era stato effettivamente già individuato e l'assegnazione già fatta, o se questa notizia data da Repubblica avrebbe spostato l'assegnazione dell'immobile o spostato nel tempo la decisione. Questo non si è capito, francamente. Il fatto è, però, ed è quello che mi premeva dirvi, è che l'opposizione è stata molto compatta, nel senso che noi ieri poi siamo rimasti in aula fino alle 9 di sera. Saremmo andati anche molto più avanti, perché sostanzialmente il regolamento parlamentare consente a ogni parlamentare di parlare per 1 minuto a titolo personale. Noi ieri dovevamo votare circa 18 emendamenti, nel PD siamo circa 112-113 parlamentari. Questo significa che noi del PD possiamo bloccare i lavori per 2 ore
per ogni emendamento. E quindi lo abbiamo fatto, tant'è che alle 9 di sera avevamo votato soltanto 3 emendamenti, tra l'altro anche le altre forze di opposizione, in particolare Forza Italia, ma anche Fratelli d'Italia, sono intervenuti per allungare i tempi e credo che ieri si sia capito benissimo che se questa maggioranza ha intenzione di forzare la mano e di fare dei colpi di mano, troverà un'opposizione fortissima e noi siamo disponibili a passare le nottate in aula, quindi, che sappiano bene che, noi vigileremo e utilizzeremo tutti gli strumenti che il regolamento parlamentare ci dà. Io ieri sono intervenuto 2 volte, poi alla fine si è raggiunto l'accordo perché sostanzialmente abbiamo cessato l'ostruzionismo soltanto quando la maggioranza ha accettato di rimandare la discussione e il voto finale a martedì prossimo. Quindi il calendario prevedeva che tutto si concludesse entro la mattinata, non soltanto non si è concluso nella mattinata, non si è concluso neanche nella serata, andremo a martedì. E questo decreto sul Tribunale di Bari è una cosa ovviamente molto importante e poi c'era questa notizia che era molto rilevante, ma penso a provvedimenti più corposi, come per esempio il decreto con questo nome dignità, diciamo il decreto Di Maio, che contiene delle norme molto forti, anche che vanno a smantellare parzialmente, perché sapete poi che il decreto dignità anche lui è stato molto tagliato per problemi di coperture, per problemi di accordi politici che non ci sono. Insomma, quello che rimane di questo decreto quando arriverà in aula, dato che va in senso contrario rispetto al Jobs Act, che per me resta una buona legge che ha prodotto occupazione e che può sicuramente essere migliorata, ma non si può andare in un senso contrario come si cerca di fare, seppure parzialmente con il decreto dignità, cosiddetto dignità, ecco, si sappia che noi siamo stati super compatti, abbiamo tenuto la posizione e abbiamo intenzione di utilizzare tutti gli strumenti che il regolamento parlamentare ci dà con grande civiltà, perché non faremo le scene che hanno fatto quelli del Movimento 5 Stelle, anche se devo dire che ieri a un certo punto il grido onestà, onestà finalmente si è alzato dall'aula, perché quando un ministro di giustizia assegna un palazzo, assegna il tribunale scegliendo un palazzo che poi si scopre dai giornali appartenere a qualcuno che ha prestato soldi alla mafia barese, almeno per quanto dicono i giornali, è evidente che l'onestà, tanto sbandierata, uno la vuole ricordare anche a chi sta dall'altra parte, chi oggi è al governo. Tra l'altro vi segnalo un articolo molto bello di Concita Sannino che racconta tutta la vicenda nelle pagine di commenti di Repubblica di oggi. Una brevissima cosa sull'intervento del presidente Mattarella sulla vicenda della nave della Guardia Costiera, la Diciotti, sull'attracco, soprattutto sullo sbarco delle persone che vi erano ospitate. Che cosa dire di un ministro degli interni che stabilisce lui chi viene arrestato? Salvini sta cercando di far saltare tutti i parametri di uno Stato di diritto, diciamo, autoattribuendosi un'autorità che non ha e che la legge non gli riconosce. Io penso che per fortuna abbiamo al Quirinale un uomo come Sergio Mattarella, che è un uomo, come tutti sappiamo, di estremamente temperato e tranquillo, ma è un uomo che conosce le sue prerogative molto bene, è stato giudice della Corte Costituzionale, quindi siamo sicuri che al Quirinale, nel pieno rispetto della maggioranza parlamentare, per carità, delle decisioni che la maggioranza sarà in grado di prendere, se sarà in grado di prenderne qualcuna, però l'importante è sapere che c'è un uomo come Mattarella che, come dire, riconosce dove ci sono dei limiti, ecco, e quando ci sono delle patenti violazioni, fa sentire la sua autorità. Io penso che di questi tempi così scuri, così oscuri, questa sia una luce della quale dobbiamo sempre tener conto e volevo dirlo seppur brevemente. Prima di chiudere, soltanto una cosa barra due, diciamo una cosa che poi sfocia in un'altra. A proposito, l'arroganza non è soltanto di Salvini, l'arroganza è anche di gente come Casalino che oggi ha detto a un giornalista del Foglio: adesso che il Foglio chiude, che cosa farai? Ecco, e questo è il portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri. O addirittura penso al ministro Di Maio che ha detto che se ci saranno dei funzionari pubblici che difenderanno gli accordi di libero scambio, parlava in particolare dell'accordo con il Canada, il CETA, questi funzionari saranno licenziati. Io penso che queste minacce siano, ma proprio il linguaggio sia veramente brutto. Anche questo Ferraresi che ieri in aula ci minaccia di querele, no? Per le cose dette in aula. È proprio un atteggiamento che secondo me sta a cavallo un po' tra l'insipienza, cioè come dire, l'incapacità di riconoscere
la posizione in cui questa gente si trova, cioè tu sei il ministro, sei il portavoce del presidente del consiglio, sei il sottosegretario alla giustizia, cioè non, qui non stiamo scherzando. Quando si ricopre un incarico istituzionale, non si è certamente espressione di una parte politica, ma poi si rappresenta le istituzioni nel loro complesso, si rappresenta il paese, tu sei il ministro di tutti, non sei il ministro di una parte e non ti devi permettere di essere minaccioso. Allora, Di Maio, invece di minacciare i funzionari pubblici che possono spiegargli i lati positivi del CETA, dovrebbe ringraziarli perché tu sei uno senza né arte né parte che arriva a fare il ministro dello sviluppo economico, che è un ministero enorme, e a questo ci aggiunge anche il ministero del lavoro. Prendi in mano una serie di dossier che naturalmente non puoi conoscere, voglio dire, è umano non conoscerli. Quello che fa una persona seria è chiedere ai funzionari pubblici di spiegare che cosa è successo, dato che tra l'altro Di Maio non ha voluto fare un passaggio delle consegne col precedente ministro Calenda, come sappiamo, per cui si è trovato montagne di carte sulla scrivania che non conosce. Invece di dire ai funzionari se mi dite A, vi licenzio, dovrebbe dire fatemi capire i pro e i contro, fatemi capire come siamo arrivati a questo punto, qual è stato il processo che c'è stato alle spalle. Per poter deliberare bisogna conoscere. Invece lui minaccia appunto il licenziamento. E poi cosa fa? Dice: noi questo accordo di libero scambio lo vogliamo bocciare, senza rendersi conto che l'Italia è il nono paese esportatore al mondo, un paese la cui economia vive di esportazioni. E questi accordi di libero scambio, tra l'altro l'ha detto anche il ministro Tria, servono ad aprire nuovi mercati per le nostre imprese, servono ad abbattere i dazi, servono ad abbattere le barriere non tariffarie che rendono più difficile esportare questi prodotti. Allora, se questi accordi non sono perfetti, e poi nessun accordo è mai perfetto, perché è ovvio che quando tu fai un accordo con un partner commerciale, ottieni qualcosa, ma devi fare delle concessioni. Però bisogna vedere, come dire, in senso più ampio, facendo un passo indietro, qual è, con una visione panoramica, quali sono i benefici e i costi di ogni accordo. E quando i benefici sono evidentemente più dei costi, perché l'accordo con il Canada elimina il 98% dei dazi sui prodotti italiani che vanno in Canada, riconosce per la prima volta le indicazioni geografiche tipiche, apre il mercato, per esempio, dei servizi alle nostre imprese, apre la possibilità di partecipare ad appalti pubblici in Canada che prima non c'era. Ora, se ci sono delle aree del trattato che vanno modificate o vanno sostenute, per esempio, c'è un problema in tema di formaggi, perché il CETA prevedeva una quota aggiuntiva di esportazioni europee di formaggi verso il Canada, che però non vengono, sono state intercettate da prodotti europei di più bassa qualità rispetto ai nostri. Ma allora che cosa fai? Bocci il CETA? No. Ti affianchi ai produttori dei nostri formaggi importanti, il grana padano, il parmigiano reggiano, il gorgonzola, eccetera, e fai una battaglia perché all'interno di quella quota aggiuntiva che il CETA prevede ci vadano i nostri formaggi e non i formaggi fatti a basso costo, magari nell'est europeo. Ma questo richiede una presenza maggiore del governo, diciamo, accanto agli esportatori e all'interno dell'Unione Europea, non un disimpegno. Allora, Di Maio è il ministro dello sviluppo economico, ma sembra il ministro del suicidio economico, perché quelle che sono grandi opportunità per il paese, poiché magari non funzionano perfettamente, le vuole buttare nel cestino facendoci perdere delle grandi occasioni. Questa è una delle varie cose che mi preoccupano, se poi è condita anche con delle minacce ai dipendenti pubblici, dipendenti del ministero, che io per averci lavorato 2 anni so essere persone di grandissime qualità e persone di grandissime competenze che potrebbero dare una mano a un ministro giovane, inesperto, appena arrivato, e invece vengono addirittura minacciati perché il ministro, poiché ha una posizione ideologica, o se la vede confermare o ti licenzia, ecco, questo non può che essere fonte di grande preoccupazione. Io mi fermo qui, sempre preoccupato di andare troppo lungo. Come al solito vi chiedo di condividere pigiando sulla freccetta. Ripeto che il video di questa diretta resterà sul sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e su YouTube. Vi do appuntamento a domani, sabato, alle ore 17. Ciao e grazie.